bentornate sul canale. Allora, oggi sono insieme a voi per parlare dei prodotti finiti che non è soltanto un video che appunto vi mostra i prodotti che ho finito, che ho utilizzato, perché sarebbe abbastanza inutile, ma soprattutto serve a parlarvi dei prodotti per farveli conoscere, per darvi un'opinione in più, per magari consigliarveli o sconsigliarveli, soprattutto a seconda magari delle vostre esigenze soprattutto. Allora, partiamo subito. I miei prodotti finiti sono abbastanza e li prendo random e ve ne parlo, appunto vi parlo di ciò che mi viene in mente. Il primo prodotto di cui parliamo l'avete visto tantissime volte all'interno dei miei video, l'ho utilizzato per tantissimo tempo perché tra l'altro, come sapete, io amo utilizzare sul viso delle pozioni magiche, cioè mi piace tanto tipo mescolare diversi fondotinta, diverse nuance, diverse texture, soprattutto per ottenere la più leggera, la più adatta al tipo di coprenza che voglio io, che è quasi inesistente, insomma tutte queste cose qui. Nello specifico il prodotto di cui vi parlo è la BB Cream di Avril, questa qui, ed è unica, non c'è una colorazione particolare, la BB Cream di Avril e basta, così si chiama. Praticamente appunto è una BB Cream, quindi è una crema molto leggera, molto fresca, che è facilissima da stendere ed è colorata. Allora ragazze, chi segue i miei video da tempo lo sa, già saprà quello che sto per dire, ma appunto io lo dico ancora una volta proprio per darvi la chiusura, perché secondo me non c'è cosa migliore di ascoltare una, diciamo, un pensiero riguardo a un prodotto proprio alla fine dell'utilizzo di quel prodotto, perché si cambia spesso e volentieri parere secondo me nell'utilizzo di qualcosa, magari a seconda anche delle stagioni, del periodo in cui siamo, di com'è la nostra pelle. Allora, in generale come prodotto non lo boccio perché è un buon prodotto, soprattutto se mescolato con altri, perché li alleggerisce, dà un'idratazione alla pelle, è buona come prodotto, poi è un buon inci ovviamente, ha tanti oli, è veramente un buon prodotto. Ma come BB cream, quindi ciò per cui nasce nello specifico, la boccio perché per me non fa quello che dovrebbe una BB cream. Io vi ho detto delle caratteristiche di una crema qualsiasi, ma questa, se, essendo una BB cream, dovrebbe quantomeno levigare un po' la pelle, minimizzare i pori, minimizzare le discromie, questa non fa niente di tutto questo. Utilizzata insieme ad altre cose mi è piaciuto, ma utilizzata da sola come BB cream non ha fatto quello che volevo, quindi ci tenevo a precisarvelo e a dirlo, perché appunto magari qualcuno può pensare di comprarla perché c'ha una BB cream per l'estate. Sinceramente no, quando l'ho utilizzata da sola ho smesso di farlo perché mi lucidava soltanto, era brutta, cioè veramente brutta, era meglio un altro po' la crema e una crema normale e basta, quindi per quell'utilizzo non mi piaceva, soprattutto per se magari abbiamo tanti prodotti più pesanti per l'inverno, ci piace coprire di più il nostro viso, ma d'estate non vogliamo andare a comprare altri fondotinta perché ce ne abbiamo tante. Questo può essere un ottimo rimedio, ma come BB cream no. Andiamo avanti con il prossimo prodotto. Questo qui mi è stato regalato al mio compleanno a gennaio da alcune amiche. Questa è la Medusa, il sapone morbido di Volga Cosmetici, quello lì, io lo chiamo il mare addosso, ma il mare addosso è il prodotto, vabbè. Comunque è di Volga Cosmetici, ha un profumo, donna, c'è ancora questo bellissimo profumo del sapone che c'era qui dentro. Allora ragazze, vi dirò, bellina l'idea, bellino il pack, carinissimo il prodotto, però io non lo ricomprerei, non lo consiglierei, perché non faceva schiuma, era difficile da utilizzare, comunque non è che se ne prendeva un po', cioè era abbastanza come se fosse una gelatina però dura, non diciamo che non mi faceva schiuma, non mi è piaciuta particolarmente, quindi io non la consiglio. Ve l'ho detto, è stata carina l'idea, è bello il profumo, tutto quanto, però non l'ho trovato un prodotto utile, perché ve l'ho detto, niente schiuma, comunque era difficile da utilizzare perché prelevare il prodotto poi sembrava si sbriciolasse, lo perdessi tra le mani, comunque, quindi in generale non mi sento di consigliarlo, non so neanche poi cos'altro dirvi, perché fondamentalmente questo è quello che so e non mi è piaciuta. Poi la dovevate tenere, cioè la dovevo tenere sempre chiusa, perché appena poi, per esempio l'ultimo pezzettino che ormai non lo utilizzavo più, non va tenuta fuori, quindi se la tenete fuori si rinsecchisce, si fa dura, la dovete buttare, quindi l'ho trovata scomoda e neanche appunto performante, non mi è piaciuta e non la consiglierei. Andiamo avanti col prossimo prodotto. Ah, io poi, vabbè, non ve l'ho detto, i due prodotti finora che vi ho mostrato sono biologici, certificati bio entrambi. Anche il prossimo che vi mostro è bio. Questo qui è il marchio Gently, che io trovo al supermercato Todis, con questo marchio qui, non so se riuscite a vederlo, col marchio di un fiorellino, vabbè. Comunque questo qui è il detergente delicato Mani e Sederino.
Quindi diciamo che per i bambini, ma è adattissimo anche per l'utilizzo nostro intimo e anche per il lavaggio appunto del viso, delle mani, perché è davvero un prodotto delicatissimo, molto semplice. Fa schiuma, mi piace, ma appunto non è aggressivo, io lo trovo adattissimo e più volte vi ho detto che, mi sembra un video precedente in particolare l'abbia detto, comunque mi piace tantissimo utilizzare i detergenti bio per il viso, per le mani, intimo, perché davvero sono delicatissimi. Mi trovo benissimo e da quando li ho provati compro sempre appunto questi tipi di prodotti qui, leggerissimi. Quindi io ve lo straconsiglio, se andate appunto da Todis è assolutamente consigliato questo marchio, che si chiama appunto Gently, ve lo ripeto, e fa non solo questo tipo di prodotto qui, fa anche proprio il detergente per le mani, cioè quello normale, non per i bambini, fa anche quello intimo, poi vabbè fa un sacco di altre cose, quindi assolutamente consigliato, andateci a dare una sbirciata, questo qui ve lo consiglio moltissimo. Il prossimo prodotto ne ho consumati tipo almeno tipo 3 o 4 di questi, questo tipo sarà il terzo, quarto, no, non vi so dire, e si tratta dell'olio anticellulite della Sienna, della diciamo marchio Nature che ha fatto Sienna, che è questo marchio che appunto rivende Lidl Italia, no, cioè rivende Lidl. Io mi sono trovata bene, diciamo che in generale ragazze, cioè io ne ho provati di prodotti per la cellulite, creme, oli, massaggi, tutto quanto, però alla fine fondamentalmente la cellulite, cioè, è difficile da combattere, quindi quello che possiamo fare è prenderci cura di noi, mangiare meglio, cercare di bere, insomma le cose che sapete, muoverci eccetera eccetera, mettere poco sale, tutte le cose che già sappiamo, utilizzare prodotti ecco per prendercene cura, ma non vi aspettate di curare la cellulite, perché raga veramente, cioè, se ce l'hanno le famose che hanno miliardi per rifarsi completamente ma non riescono a togliere la cellulite, domandatevi perché sia così difficile anche per noi umani poveri mortali, ecco. Comunque vabbè, tornando alla normale, in generale a ciò che penso, è un buon olio in generale e poi è naturale, sono 100 ml di prodotto a un costo basso, all'erogatore questo qui con la pompetta quindi è utile, lo portavo in palestra quindi riuscivo ad erogarlo facilmente senza sporcare d'olio dappertutto, insomma io in generale lo consiglio se vogliamo massaggiarci appunto le gambe, è un buon olio, ha un odore non troppo forte ma neanche... cioè niente di particolare, in generale ecco non mi sento entusiasmata ma neanche insomma di bocciarlo, perché è un olio normale appunto, c'ha magari qualche estratto in più che sia ecco magari pensato per la cellulite, ma in generale ve l'ho detto cosa penso, la cellulite non si combatte con gli oli, non so manco come si combatte perché è troppo difficile, quindi in generale questa è la mia recensione su quest'olio, in generale però lo consiglio, lo ricompro, lo ricomprerei soprattutto per il prezzo, perché poi in generale soprattutto quando si parla di questi discorsi la gente vuole togliersi a tutti cose, cellulite, ne prova di tutti i colori e magari molte volte ci sono prezzi esorbitanti, questo olio costa pochi euro, quindi io ve lo consiglio. Prossimo prodotto, restando in tema cellulite, è un prodotto, è un integratore alimentare, io l'ho comprato da, come si chiama, oddio, Natura... No, da Natura Sì. Ah, da Natura Sì, che c'è nella mia città. Comunque in generale questo è un marchio che ho trovato lì, ma in generale si parla di drenanti, di integratori alimentari appunto che hanno all'interno estratti, per esempio questo c'è l'estratto di betulla, di tè verde, di tassaco, di tarassaco, tutti questi ingredienti qui che servono a pulire, a drenare, a farci andare in bagno e insomma tutte queste cose qui. Io ne avevo provato un altro che vi ho mostrato in un video precedente, che era quello di... oddio di che era, di Aveda, e poi ho deciso di comprare questo, diciamo che preferivo come gusto quello, perché per quanto fosse amaro, con per esempio il succo d'arancia risultava buono, perché il succo dell'arancia frizzantino diciamo copriva quel sapore, questo invece mi è piaciuto di meno, perché anche se lo diluivo eccetera col succo d'arancia, che era più dolciastro, quindi comunque lo correggeva in maniera dolciastra il succo d'arancia, dove sono fatti i miei, che la gente lo dovrebbe diluire tipo nell'acqua, però siccome mi fa troppo schifo non mi piace, lo diluivo nel succo d'arancia, vabbè, fatti. E niente, in generale ecco qui, anche qui un prodotto che non fa nessun miracolo, però ecco ci fa sentire contente di prenderci cura di noi, quindi ecco sì, ci svegliamo, oh, mi devo prendere il succo d'arancia, ci metto questo dentro, è un prendersi cura come tutte queste cose appunto di cui queste cose di cui vi parlavo prima per rimediare ecco alla cellulite, alimentazione, come i tè, come tutte queste cose qui, insomma sono una cosa bella per prenderci cura, ma sicuramente non fanno dei miracoli. In particolare comunque questo era di Bodline e si chiama Force Colindren, vabbè, comunque era un semplice integratore di questi drenanti.
Andiamo avanti, un prodotto che sta qui da un sacco di tempo, finalmente ve lo mostro così poi la butto. Mi è dispiaciuto un sacco smettere di utilizzarla perché mi piaceva, mi trovavo bene. Ed è la spugnetta della Real Techniques. Era buona pure perché aveva questa parte qui tagliata e poi vabbè il resto era come una normale beauty blender, si gonfiava bene, era morbida, insomma mi piaceva. Solo che era il periodo in cui, questa è stata proprio la mia prima beauty blender in effetti, e non avevo dove riporla per farle prendere aria, quindi la mettevo nel cassetto, insomma la chiudevo, e quindi si è creata la muffa e non si toglie più sta muffa, quindi ho deciso di smettere di utilizzarla, mi è dispiaciuto, però questo appunto può servirvi da consiglio, ovvero non tenete le spugnette chiuse, fatele asciugare all'aria aperta, comprate, io per esempio a me sono usciti dei sacchettini, potete magari cercarli su internet, comunque sono dei sacchettini traspiranti, insomma qualsiasi cosa che sia traspirata, tipo di rete. Ah, e poi tra l'altro ho visto che è uscita anche, non so se hai visto, si chiama tipo Blendrell. No. È tipo un contenitore per la beauty blender con tutti i buchetti carinissimo, che tipo si mette sul mobile, vabbè. Tipo comunque insomma cercate un metodo, ma non chiudetela perché si fa la muffa, poi non si toglie in nessun modo. Quindi insomma ho deciso di smettere di utilizzarla, ve ne volevo parlare appunto per consigliarvi di non chiuderla, di far passare scusate, di far passare aria, di farla asciugare. Andiamo avanti, il prossimo prodotto è un prodotto che mi ha accompagnato per un sacco di tempo. Passiamo al make up. Vabbè, il primo prodotto è stato make up, poi erano tutto un po' skin care, eccetera, eccetera, e cura del corpo, così via. Adesso ritorniamo al trucco, questo marchio è Benecos, del Powder Blush, Natural Powder Blush, della Benecos, appunto, della colorazione Sassy Salmon. Questo qui me l'avete visto per tantissimo tempo, mi è piaciuto tanto utilizzarlo, e veramente è stato il primo blush bio, mi sa, che ho acquistato, e vedete, è completamente finito. Vabbè, l'ultima parte proprio, cioè, minuscola, si è sbriciolata, l'ho buttata, però veramente l'ho finito fino all'ultima goccia. Mi ci sono trovata bene, costa pochi euro, io lo consiglio soprattutto per chi non ha grosse pretese, per chi ha gli inizi, per chi vuole spendere poco, insomma. Infatti io appena sono passata al B è stato il primo blush che ho comprato, perché non c'erano tutti i blush che ci sono ora, non c'erano tutte le uscite di adesso, insomma tutto quello che c'è ora, che davvero ne troviamo di ogni in ogni dove, prima non c'era tutta questa scelta, e quindi comprai questo. Ma comunque io lo ricomprerei ora, ecco, non lo ricomprerei perché voglio provare cose nuove, vediamo quanti ce ne sono di Napla, quanti ce ne sono di neve, insomma veramente ce ne sono tantissimi adesso, quindi non riandrei a comprare questo che è un basic, però in generale ve l'ho detto, lo consiglio, comunque è un buon blush, resta sulle guance, io mi sono trovata bene, una bella colorazione, adatta a tutti i tipi di pelle, ovviamente quelli più chiari in particolare, comunque in generale mi sono trovata bene, io ve lo consiglio. E poi gli ultimi due prodotti, che sono molto simili fondamentalmente, sembrano quasi proprio simili dal pack. Allora vi parlo prima di questo, che è il contorno occhi, oddio, che è il contorno occhi di Anthos, e poi dell'altro che invece, vabbè, ve ne parlo dopo, non voglio spoilerare. Allora, il contorno occhi di Anthos mi è durato una vita e mezza, io non ce la facevo più, non vedevo l'ora che finisse, perché veramente ce l'ho da 35 anni, anche questo è stato uno dei primi prodotti che ho acquistato bio, uno dei primi contorno occhi. Ma ragazzi, allora, innanzitutto vi dico i contro sono il pack scomodo, che ha l'erogatore così a pompetta, e non va bene per un contorno occhi, perché il contorno occhi ne serve davvero pochissimo, questo molte volte me ne ha fatto uscire tanto, se non stiamo attenti e non siamo parsimoniosi, ce ne esce un quintale che ci serve per spalmaccio su tutta la faccia. Poi un altro contro è il fatto che sia molto 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 acquoso, molto 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 delicato, e quindi diciamo può fare bene per una che ha 20 anni, fino ai 20 anni, lo so, ma poi anche se non abbiamo bisogno di granché, però questo è davvero un'acquetta, io non lo ricomprerei, diciamo. E poi ve l'ho detto, mi è durato una vita e mezza, perché forse pure per il fatto finisce. Hai messo la maglia, ma la vuoi finire? Con la mia maglia che si deve lavare, perché me l'ha sporcata tutta lui. Facciamo il video allora. Me l'hai cercata tu, me l'hai cercata. Allora, fai vedere com'è bello con la maglia. Fai vedere com'è bello, stai qui. Ma c'è bello vestito! Fammi finire di dire qua. Allora, quindi, è vero Ricky, questo ti piace? Sì? Allora, stavamo dicendo, quindi, questo qui, io non ve lo consiglio, perché è troppo grande, che togli sta maglia. Perché è troppo grande, ha un erogatore che non va bene, perché è scomodo, poi è troppo leggero, troppo acquoso, quindi non serve, tra virgolette. Io quindi fondamentalmente non lo ricomprerei, veramente alla fine non vedevo l'ora che finisse, quindi per me non vi voglio dire bocciato, perché alla fine è che è bocciato, però è un medio euro, è sufficiente, non lo ricomprerei.
vieni, volevi di nuovo. Ricky vuole finire il video insieme a me. Allora, questo qui è si tratta dell'olio di canapa di frutto nero. Ed è un olio molto, vabbè, come tutti gli oli, ha mille principi, mille capacità per diverse cose. E io lo utilizzavo però sul viso, dopo averlo deterso, vabbè, tutto quanto, lo bagnavo un po' con un tonico, con un po' di acqua, boh, insomma quel che sia, e poi ci applicavo l'olio e lo applicavo soprattutto per l'azione sebonormalizzante, purificante e così via, soprattutto prima di andare a dormire. Una cosa pessima di quest'olio che odio e non ricomprerei mai più è il pack. Ragazzi, allora io vi dico che quando lo comprai il pack praticamente era già rotto, non funzionava, dovetti quindi cambiarlo pensando che fosse una cosa occasionale. All'inizio pensavo di essere io, poi in realtà mi dissero no, è difettato, me l'hanno ripreso e questo anche è difettato, cioè secondo me hanno problemi proprio col pack, perché non è possibile. Mi si agglomerava tutto l'olio all'interno qui, si sporcava, si agglomerava, non si riusciva a pulire, insomma veramente scomodissimo. Infatti fondamentalmente ancora non l'ho finito, l'ho trasferito in una boccetta minuscola, però mi dovevo disfare di sto pack orribile, non vedo l'ora di buttarlo perché veramente scomodissimo. Ora, tralasciando questo fatto pack e quindi di questo olio di frutto nero, in generale è un olio di canapa, al 100%, insomma, comunque non so se al 100%, però sì, comunque è biologico, è organico e tutto quanto, spremuto a freddo, tutte queste cose qui. Io in generale mi sono trovata bene, l'unica cosa brutta bella è l'odore, non è dei migliori, è bruttino, però comunque mi sono trovata bene perché tante volte si pensa ad esempio che la pelle grassa o mista grassa così quella non abbia bisogno di essere idratata, gli oli no, assolutamente, invece no, a volte soprattutto gli oli possono aiutare perché appunto nutrono, per esempio quest'olio è un olio appunto, nutre, idrata e tutto quanto, però ha un'azione sebonormalizzante, quindi non ci va ad oleare, ad ingrassare la pelle, quindi io mi sento di consigliarlo come olio, mi piace, poi ha un sacco di altri effetti, benefici su capelli, su un sacco di cose, quindi viva gli oli, comprateli perché sono veramente un toccasana per la nostra salute, per la pelle, mi piacciono tanto, per i nostri capelli e tutto quanto. Io chiudo questo video che durerà 57 anni, spero comunque che vi sia stato utile, che vi abbia parlato magari di qualcosa che pensavate di comprare, di che avete provato, fatemi sapere se voi avete provato qualcosa, cosa ne pensate. Io vi mando un grosso bacio, seguiteci su tutti i social che trovate alla fine del video e ci vediamo alla prossima.